2 su 2 per il Villa Biagio che, malgrado le assenze, batte 1-0 il Mezzolara nell'anticipo con gol di Matteo Brunori, conquistando la seconda vittoria di fila e la vetta del girone D di Serie D. Eppure il sabato sembra mettersi subito male per Cocciari che, con Gramacci e Goretti già ai box, si ritrova anche a dover fare a meno di Vergaini per un problema muscolare nel riscaldamento. E a partire meglio è il Mezzolara, schierato da Passiatore con un 4-3-3 con Celeste in porta, Melli, Mrsulia, Pappaianni e Dongellini in difesa, Carapici, Togna e Giannotti in mediana, con De Stefano, Tedesco e Sacca in attacco. Al quarto d'ora così proprio Tedesco spreca incredibilmente il possibile 1-0 sull'assist di De Stefano. 4 minuti e Tedesco prova a fare tutto da solo senza però inquadrare lo specchio. Con il passare dei minuti però il Villa Biagio in campo con un 4-3-1-2 con Vitali in porta, Lucaroni, Cangi oggi capitano, Cenerini e Trequattrini in difesa, Rondoni, Ubaldi e Pettinelli a centrocampo con Rinaldi alle spalle del 2 d'attacco formato da Brunori e Cardarelli, prende le misure. La bisaglia del gol arriva dalla sventola di Brunori che chiede la deviazione di Celeste senza venire accontentato dall'arbitro Angiolari. Il Mezzolara si rivede alla mezz'ora con Giannotti, poi Cenerini chiude alla grande su Tedesco prima che Lucaroni salvi sul lob di Sacca con Vitali in uscita. Guai però a svegliare Brunori. Ecco così che al 38esimo il bomber non perdona, Celeste è battuto e il Villa Biagio va sull'1-0. Un giro d'orologio, Ubaldi prova subito il raddoppio, sempre su assist di Brunori, ma Celeste c'è. Nel finale di tempo ci prova ancora Brunori, ma Passaianni chiude al momento decisivo. Nella ripresa Cangi compie subito un salvataggio che vale un gol, chiudendo così su De Stefano. Cocciari pesca allora in panchina, fuori Cardarelli, dentro Mirval e l'ex Grifone sbaglia l'impossibile al minuto 61, lasciandosi chiudere da Celeste in uscita sull'imbeccata con i contagiri di Rinaldi. Il Villa Biagio tiene senza concedere nulla, eccezione fatta per la conclusione del neo entrato Fabbri al minuto 81 sull'assist di Sacca. Cocciari passa al 5-3-2 con l'ingresso di Curti per Rinaldi e il Mezzolara sfiora il pari con Togni, ma Vitali vola all'angolino blindando l'1-0 che vale la seconda vittoria di fila per il Villa Biagio, che esce fra gli applausi da Castiglione della Valle ed ora pensa alla trasferta di mercoledì a Montevarchi. Sì, sì, Montanucci squalificato e Curti con dei problemi che in settimana non si è quasi mai allenato. Quindi c'è una vasta gamma di volevo dire una parolaccia ma me la tengo, e quindi prendiamo quello che viene. È normale che siamo molto contenti, soddisfatti, perché avete visto ci sono delle squadre di livello. Anche oggi ci ha messo in difficoltà in due o tre circostanze, anche noi avevamo avuto la possibilità di far male. Poi nel secondo tempo abbiamo solo rischiato di fare il 2-0 in 3-4 circostanze, non siamo stati capaci, e con quel tiro lì dal limite ha fatto un bel intervento Vitali. L'amarezza di Francesco Passiatore, un Mezzolara che ha partito bene, ha avuto un'occasionissima dopo un quarto d'ora, poi è venuto fuori il Villa Biagio. Penso proprio di no, penso che il primo tempo sia stato dominato letteralmente dal Mezzolara, sotto l'aspetto tecnico, fisico e di occasione da gol. Siamo arrivati 5-6 volte davanti alla porta, quindi la differenza l'ha fatta solamente l'esperienza tra i loro attaccanti e i nostri. Ma il primo tempo è stata una partita a senso unico, quindi credo proprio che il primo tempo, se finiva 2-3-0 per noi, secondo me sarebbe stato un risultato giustissimo. Nella ripresa invece? Nella ripresa è giustamente una squadra giovane, ha subito un po' il contraccolpo, è una squadra che deve crescere, soprattutto come mentalità. Però io, se devo ricordare azioni da gol da parte del Villa Biagio, il gol del primo tempo è un contropiede che secondo me era fuori gioco, dopodiché credo non abbia mai più tirato in porta, quindi credo una partita dove non sono arrabbiato, ma sono molto, ma molto arrabbiato.